questo libro si propone di fare al tempo stesso una panoramica e un'analisi saettante della situazione attuale, complessa, difficile, frammentata, sfuggente, e di individuare alcuni filoni da rigenerare perché la politica italiana si volga veramente a una costruzione del futuro per i nostri giovani, i quali risentono tanto di questo insufficiente loro inserimento. E l'ascensore sociale è ormai asfittico, funziona stentatamente. Bene, in questo libro sono individuati, secondo 32 punti di vista diversi, variegati, ma che si integrano tra loro, diversi aspetti che nell'insieme danno un completo quadro della situazione, con apporti che si basano su esperienze personali molto vissute e molto sentite, perché in genere sono persone che nel proprio campo hanno non solo arato profondamente la terra, ma l'hanno anche seminato e raccolto frutti che purtroppo oggi rischiano di seccarsi e di andare perduti. E in questa prospettiva segnalo veramente in primo luogo l'esigenza di una maggiore cultura, perché la cultura è come una radice, come il rizoma, è sottoterra, però è la radice che fa crescere e prosperare la pianta. Vive per i giovani appare incerto e l'ascensore sociale si è inceppato. L'avversione alla politica tradizionale è una marea che monta in tutto il mondo. Le motivazioni sono varie e anche sfuggenti, ma sotto c'è una realtà che sarebbe mio per disconoscere. L'antipolitica solleva problemi dei quali la politica non ha percepito l'incombenza.